sicuramente un tema centrale, l'abbiamo già detto, prima di tutto difendere il lavoro che c'è, i posti di lavoro che ci sono, di fronte ai cambiamenti in atto, ai processi di cambiamento in atto, tecnologici, ma anche al grande processo di cambiamento del mercato che è diventato globalizzato e producendo il fenomeno della delocalizzazione, no? delle attività industriali. E quindi è un grande tema, ma non facile. E sicuramente è molto difficile poter risolvere, poter ottenere dei risultati muovendosi solo ed esclusivamente sul piano locale. In assenza di politiche generali, nazionali, perché noi siamo in un paese, ma non siamo soli, in Europa siamo in buona compagnia, perché ormai sono 30 anni che si fa queste politiche, e non c'è una politica nazionale industriale, non c'è una politica energetica, non c'è una politica dei trasporti. Come? Le uniche politiche che si fanno sono tese a finanziare e sostenere il patronato, continuo a chiamarlo così, no? Affinché faccia gli investimenti e di conseguenza crei i posti di lavoro, mantenga quelli che ci sono e crei nuovi posti di lavoro. E abbiamo visto che non sempre succede così, anzi quasi mai succede così, no? E quindi sono politiche che non danno risultati, al di là del giudizio politico si può dare a seconda di come uno si colloca, no? Rispetto ai soggetti sociali, non danno risultati. Purtroppo queste politiche sono state accolte anche dalle organizzazioni sindacali, questa è la cosa secondo me più grave, no? E quindi io credo, e quindi abbiamo visto che le battaglie che vengono fatte, gli scioperi che vengono fatti, la mobilitazione dei lavoratori, sono tutte tese, no? a sollecitare il governo perché stanzi dei soldi, delle risorse per sostenere questo o quell'altro imprenditore perché faccia poi gli investimenti, eccetera eccetera. Quindi io prima la Comba diceva l'intenzione è di dare un supporto alle organizzazioni sindacali con questa nostra attività. Io credo che più di un supporto le organizzazioni sindacali hanno bisogno di essere stimolate affinché si apra una discussione al proprio interno, perché rimetta in discussione la linea che essi hanno seguito fino ad oggi, no? E io credo che, ne dico due soltanto, no? Io credo che il punto principale, no? sia quello di tornare a battersi per un intervento pubblico
nell'economia, per un intervento. Teniamo conto che negli ultimi anni l'intervento pubblico è calato del 35%, del 35%. Quindi del un intervento pubblico nell'economia, non per fare i buoni di moda, no? Delle passate partecipazioni statali, ma per rispondere ai bisogni sociali. No, per rispondere ai bisogni sociali. E tra i bisogni sociali ci sono i trasporti che funzionano, ci sono i territori che vanno bonificati, ci sono queste cose qui, no? E un'altra cosa più specificamente sindacale, ma anche politica, no? È la battaglia vecchia battaglia. Movimento operaio, il movimento dei lavoratori nasce su questa parola d'ordine, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di pari, perché se c'è meno lavoro si lavora di meno e ma tutti.